perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati al Coraggio di ogni giorno, il coraggio che raccontiamo di chi quotidianamente, semplicemente facendo il suo dovere, cerca di fare qualcosa per le nostre comunità. E oggi raccontiamo il coraggio di ogni giorno, comunque il dovere di chi anche attraverso il mondo della scuola cerca di comunicare la scuola a tutta Italia. Per noi è un onore avere in collegamento da Roma Alessandra Migliozzi, che è il capo ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione. Ciao Alessandra, ben ritrovata con noi. Ciao a tutti. Allora, sicuramente un ruolo importante quello del Ministro dell'Istruzione, soprattutto oggi che in qualche modo stiamo tornando ad una normalità anche prepandemica. Quanto è stato importante soprattutto comunicare quello che accadeva soprattutto al mondo della scuola e quanto è importante ancora oggi, soprattutto in questi giorni, che sono i giorni in cui riprendono anche gli esami di maturità e quindi si torna ecco, anche con gli esami a una normalità prepandemica, quanto è importante comunicare il mondo della scuola? Ma credo che lo sia molto ed è soprattutto una grossa responsabilità, però quando voi parlate del coraggio di ogni giorno mi permetto di dire che il nostro, quello che stiamo facendo qui al Ministero, è un dovere di ogni giorno e lo facciamo molto volentieri perché sostanzialmente non solo è quanto ci viene richiesto nel momento in cui sigliamo i nostri contratti, diciamolo così in modo semplicistico, ma perché ovviamente è un grande piacere farlo. Però il vero coraggio di ogni giorno nella scuola io credo che sia proprio insito dentro il mondo della scuola. Noi abbiamo l'onore in qualche modo di portare all'attenzione dei media tutti i giorni quello che accade dentro le nostre scuole, in queste ore in particolare gli esami, ma anche quello che è successo durante la pandemia, quando la scuola ha saputo, come dire, rigenerare il proprio lavoro, rimettere in gioco se stessa. I professori sono tornati tra i banchi, hanno imparato un modo nuovo di fare la loro professione, che è quello fatto attraverso la DAD, la famosa e un po' vituperata DAD, e quindi è a loro che diciamo va l'applauso finale in questo anno scolastico e anche per questi anni scolastici, direi. Alessandra, tu hai avuto modo anche in questi 2 anni di pandemia di viverla veramente da vicino la scuola, anche con quella che è stata appunto l'emergenza pandemica, e di raccontarla poi. Hai scritto il libro che La scuola non si ferma, racconti dalla pandemia guardando il futuro. La regia ci sta mandando anche l'immagine. Qual è il racconto che forse ti è rimasto più impresso di questi anni? Ma credo di non avere dubbi, è quello che riguarda la città di Bergamo, che come tutti sappiamo è stata una città simbolo di questo periodo, se non altro per quelle immagini così forti che sono arrivate, quelle delle bare che purtroppo, come dire, scorrevano per le strade, passavano per le strade di Bergamo. Ho parlato con la preside di uno dei principali istituti, che è un istituto molto grande, un istituto di scuola superiore, secondaria di secondo grado, che diciamo, si trova proprio vicino al centro Covid, quindi la sua storia è la storia di una preside che si trova dalla mattina alla sera a gestire un istituto che fino al giorno prima accoglieva centinaia di studentesse e di studenti, il giorno dopo è una scuola vuota, una sorta di grande nave con un grande timone che era il suo e lei da sola al comando, con le sirene che suonavano sempre più numerose durante le giornate, appunto i morti che purtroppo crescevano, però la solidità, diciamo, nel prendere decisioni, nel portare avanti la comunità scolastica e la felicità poi qualche mese dopo di ritrovarsi tutti insieme. Alessandra, passando dal Ministero dell'Istruzione a in generale al concetto di pubblica amministrazione, passiamo a quella che è un'altra realtà che vivi in prima persona, che è PA Social, l'Associazione Nazionale per la Nuova Comunicazione. Quanto credi in realtà sia importante, soprattutto oggi, la comunicazione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, un po' di tutto il mondo pubblico, soprattutto per combattere le cosiddette fake news? Beh, io direi che il ruolo è fondamentale. C'è stata proprio durante la pandemia una riscoperta anche della
comunicazione pubblica da parte dei cittadini che avevano bisogno di punti di riferimento, che potevano essere Palazzo Chigi con le conferenze stampa del Presidente del Consiglio, ma anche tutte le amministrazioni, in particolare basta pensare al Ministero della Salute, che sicuramente era la fonte privilegiata per trovare dati aggiornati, un quadro aggiornato sulla situazione pandemica e anche le regole, perché poi, soprattutto in alcune fasi, queste regole sono cambiate purtroppo rapidamente, a volte in crescendo, quindi con un aumento delle restrizioni, a volte per fortuna in diminuendo fino ai giorni nostri. Abbiamo cercato anche con l'associazione di promuovere moltissimo in questi anni un lavoro di comunicazione digitale, di implementazione e incremento di questa comunicazione. Stiamo sensibilizzando molto le amministrazioni che magari sono un po' ancora indietro a prendere professionalità adeguate, a creare gruppi di lavoro adeguati per rispondere a un'esigenza che è semplice. Il cittadino vuole sapere, vuole essere informato in tempo reale, in modo semplice, quindi con un linguaggio accessibile e soprattutto con trasparenza e con modalità direi giornalistiche. Quindi questo ruolo è anche, in questo senso è anche importante il ruolo dei giornalisti cosiddetti pubblici dentro la pubblica amministrazione. Tanto è stato fatto in questi anni, tanti cambiamenti sono avvenuti, la pandemia ha accelerato questo percorso, ora è importante non perderlo. E infine, anche per salutarci, non può non mancare l'augurio per i maturandi del 2022, quelli che quest'anno si accingono a lasciare il mondo della scuola e poi entrare nel mondo dell'università o nel mondo del lavoro. Qual è l'augurio da parte un po', ecco, del Ministero dell'Istruzione? Ma è già intervenuto giustamente e debitamente il ministro che ha fatto non solo il suo augurio di buon lavoro, ma ricordando un po' di vivere con passione questi momenti, di goderseli, sono momenti belli, sono momenti che non ritornano, quindi sono unici nella storia di ciascuno e ciascuna di noi. Se posso dare un consiglio ai ragazzi, sia per ripassi dell'ultima ora che un po' anche per i prossimi giorni, insomma, prima dell'orale, di seguire molto i nostri canali social, perché ci stiamo impegnando tanto per essere al loro fianco con tanti saluti eccezionali. Stasera ne pubblicheremo due, la notte prima degli esami, ma anche con tanti consigli pratici per essere al loro fianco e quindi spero che li accettino e ne facciano tesoro. Grazie Alessandra per essere stata con noi e prossimo appuntamento con le pillole del coraggio di ogni giorno, a domani. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.